un braccio di ferro che è durato diversi giorni, ma che ha offerto anche una mattinata convulsa fino al via libera per il montaggio. Sì, c'è stato un piccolo contrattempo dovuto alla mancanza di una firma su un foglio di autorizzazione, ma niente di che, insomma la questione sarà sanata nel giro di poco più di un'ora, quindi riprendiamo i lavori e regolarmente oggi pomeriggio alle 3:30 il ministro sarà qui con noi. Delusione insomma per questo braccio di ferro insomma con i 5 Stelle? Ma no, assolutamente no, giustamente loro hanno rivendicato le loro ragioni, quindi non c'è assolutamente nessun problema, la questione è stata risolta e va bene così. Alla fine è stata necessaria riunire la giunta in mattinata per poi attendere questa autorizzazione nella tarda mattina? Sì, noi siamo venuti questa mattina alle ore 9, abbiamo sollecitato i vigili urbani perché sapevamo che non c'era questa autorizzazione, i vigili urbani sono intervenuti e hanno constatato l'assenza di autorizzazione e abbiamo fatto bloccare per 2 ore i lavori. Poi adesso è stata appena girata questa autorizzazione, che però noi vogliamo darci un attimo un'occhiata perché fa riferimento a una delibera di giunta che dicono che è immediatamente eseguibile, però noi non la vediamo ancora pubblicata, quindi per quanto ci riguarda vogliamo capire se effettivamente è in vigore o meno. Poi la cosa da sottolineare è che la richiesta della Lega è stata fatta il 6 maggio 2019 nell'autorizzazione stata integrata, mentre hanno tappezzato comunque la città di manifesti in assenza dell'autorizzazione a questo motivo. Io ora volevo capire se in questa città se comanda diciamo De Luca, Napoli, oppure le piazze sono a disposizione di tutti i cittadini. Comunque vedremo nei prossimi giorni come agire, perché ci sta qualcosa che comunque non va in tutta questa procedura. Grazie. Perfetto, grazie.